Pyeongchang 2018, Malagò, Italia dà più di 10 medaglie. Giochi Milano-Torino? Sarebbe bellissimo. Per il presidente del CONI la delegazione azzurra è la più forte dal 1994. E su una possibile candidatura italiana per le Olimpiadi del 2026 rimanda il discorso a dopo le elezioni politiche del 4 marzo. Non avremo fenomeni come Irsker o Schifrin, ma dai tempi di Lillehammer non avevamo una squadra così forte. Io dico doppia cifra e anche qualcosa di più. Gli ori? Sono legati a fattori imponderabili, ma se vinci 10 medaglie. Giovanni Malagò, presidente del CONI, fa previsioni ottimistiche alla vigilia del via dei giochi di Pyeongchang, in Corea del Sud. Il nuovo commissario della Lega di Serie A ha inaugurato Casa Italia, inserita nella splendida cornice dello Yeonpyeong Golf Club. Un terzo delle gare ci vede competitivi. Il clima, ha raccontato Malagò, è sereno e gli atleti stanno tutti bene. Direi che il bicchiere è molto più pieno che vuoto. E poi sarà l'Olimpiade delle donne. Ha poi ringraziato Diego Nepi per la scelta della sistemazione degli azzurri e per il lavoro fatto. Dopo la delusione della mancata candidatura di Roma per le Olimpiadi estive del 2024, Malagò torna alla carica per organizzare in Italia i giochi invernali, che è grande fermento, sarebbe bella una candidatura congiunta Milano-Torino. Ma prima di fare qualsiasi discorso bisogna aspettare il 4 marzo. Milano ospiterà la sessione del CIO nel 2019 e non potrebbe candidarsi per l'edizione del 2026 che verrà assegnata. Magari succede come per Parigi e Los Angeles e si fa una doppia assegnazione, per il 2016 e il 2030. Ma certo non possiamo avventurarci senza un governo che ti dà l'endorsement, ho telefonato ad Alberto Fontana e Giorgio Gori, candidati per la Lombardia, NDR, per sapere se confermavano l'interesse. Abbiamo notato che è grande fermento, Innsbruck ha perso il referendum per poco, ma ci sono altri posti in Austria interessati e poi un'ipotesi Svezia, e anche l'America per il 2030. Se si trovassero due candidature forti della sessione di Milano per il 2026 e il 2030 non sarebbe male. E l'idea di Milano e Torino, considerando che sono distanti 40 minuti di treno, sarebbe bellissima oltre che inedita.